Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò dell'incredibile. Bene sì, in questo video è successo ciò che non mi aspettavo. O meglio, speravo ma non me l'aspettavo. Allora, qua cosa succede? È uno dei primi tuffi della giornata. Infatti non sono troppo fondo. Scendo giù, mi guardo un po' in intorno, vedo un cappone, ma lo lascio stare perché comunque vedo diversa mangianza sopra di me e questo mi fa ben sperare. Infatti non so se si vede, ma ci sono delle, io le chiamo proprio palle di occhiate, proprio pieno di palle di occhiate, ovvero pesci messi a forma di palla, infatti, e che fanno da scudo, no? Quindi capisco subito che il predatore in giro c'è. Infatti mi arrivano subito questi due bei barracuda. Il più grosso è lontano e allora spara proprio vicino, è un po' più piccolo, però come primo tiro del giorno, anche per testare un po' la mira, il fucile, lo tento e lo prendo. E niente, torno su, prendo il pesce, lo metto nel carniere e preparo un altro tuffo. Ebbene sì, preparo questo tuffo, ovviamente l'ho tagliato perché erano più di 2 minuti di video. E niente, quasi alla fine vedo quest'orata che però lascio scorrere. Mi guardo a sinistra, mi giro a destra e guardate cosa mi passa. Una ricciola che a guardare così sembra piccola, ma vi assicuro che era grossa. Ma grossa, grossa, grossa. Un pesce io stimo sui 30-35 kg, un dinosauro. Niente, faccio dei richiami ma non mi considera. Pensavo ce ne fosse un'altra dietro perché a volte vanno a cuffia, ma niente, quindi torno su. Avevo l'adrenalina a 1000, vi giuro ragazzi, una cosa che non si può spiegare. Prendo fiato, mi preparo un altro tuffo. Ho fatto, diciamo, un tuffo. Il tuffo precedente era durato 2 minuti e qualcosa, quindi sono stato fuori dall'acqua altri 6 minuti abbondanti. Qua niente, mi appoggio sul fondo e questo video qui lo lascio per intero, appunto perché voglio che voi vediate che comunque a volte sembra facile ma non è. Infatti qui mi sono appoggiato sul fondo, questo tuffo dura più di 2 minuti. Infatti spero di non annoiarvi, se vi annoio andate un po' in avanti ma non troppo. E niente, qui è pieno di mangianza, tanta mangianza. Nel tuffo precedente ero, diciamo, caduto pochi metri più indietro, quindi in questo tuffo ho deciso di andare un pelino più avanti. Ovviamente non è fondissimo, ci sono circa 12-13 metri, l'acqua è molto limpida, la mangianza è schiacciata sul fondo e questo fa ben sperare. E poi a sinistra vedo un dentice, non grosso, un pesce di, non lo so, sarà stato 1,5 kg. Poi niente, faccio dei richiami e aspettando che arrivi il dentice, ma il dentice non arriva, non mi considera proprio. Non mi considera il dentice, però mi considera qualcos'altro. E adesso vi lascio alle immagini. Non so se l'avete visto l'arrivo, ma vi assicuro che in quel momento ti passano 1000 idee per la testa. Dici, la sbaglio, non la sbaglio, invece no, l'ho mirata, l'ho presa un po' più bassa rispetto a dove avevo mirato, però l'ho presa comunque abbastanza bene, l'ho presa nella pancia, diciamo. Infatti inizialmente pensavo di averla presa più su, quindi ero tranquillo. Il pesce è partito, è andato prima nel fondo, poi verso l'alto, come avete visto, e poi ha iniziato ad andare verso il largo. Infatti io comunque avevo il pallone petagnato e il pesce tirava verso fuori, quindi dovevo comunque tirarlo, ma non troppo perché avevo paura di strapparlo. E niente, quindi ci ho giocato un pochino e ho guardato dove ero, allora ho deciso di tornare un pochino indietro e questa lotta è durata, io penso,
3-4 minuti. Comunque un vai e vieni era. Niente, allora decido di farlo stancare senza stressarlo troppo, senza stressare troppo l'attrezzatura anche, e senza stressarmi io, ovviamente. E niente, qui sono momenti in cui il cuore batte forte perché non sai se quel pesce riuscirai a portarlo con te oppure no. Quindi le domande sono mille e la sicurezza ce l'hai soltanto quando lo hai tra le mani, e a volte nemmeno quello. Comunque il mare non era nemmeno troppo calmo, infatti mi aveva fatto ben sperare questa cosa. Niente, piano piano riesco a portare il pesce verso di me, recupero metri, però capisco anche che l'ho preso nella pancia, in questo momento me ne sono accorto. Infatti non so se vedete, la forza che faccio sul cordino è davvero poca, nonostante il pesce sia un pesce di quasi 10 kg. E niente, piano piano lo avvicino a me e lo prendo per la coda. È un momento bellissimo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e noi ci vediamo presto in un altro video, ragazzi. Che dire, immagini che parlano da sole. Emozionante a guardare ogni volta questo video in una maniera impressionante. Spero, auguro a tutti di vivere queste emozioni, tutti gli appassionati di pesca sud. Ciao ragazzi!